fratelli e sorelle, il mio saluto e il mio grazie per poter condividere questo momento. Mi è stata chiesta una riflessione spirituale e ho accolto ben volentieri l'invito, prima di tutto con la venerazione riconoscente a Vescovo Delio e poi come augurio al Vescovo nominato Domenico, ma anche come un atto d'amore a questa Chiesa reatina che sento come mia madre e vorrei che la sentissimo questa sera tutti qui, salutando un vescovo che per 18 anni ha svolto il suo ministero e disponendoci ad accoglierne uno che viene nel nome del Signore. Dal 15 maggio del 2015, quando proprio qui in questa chiesa il vescovo Delio annunciò la nomina del vescovo Domenico Pompili, fino al 5 settembre, giorno in cui ci sarà la ordinazione episcopale e l'inizio del ministero del vescovo Domenico, questa nostra città è in atteggiamento di attesa e la città intera è in atteggiamento di accoglienza. C'è stato un grande impegno in questi mesi, in questi giorni, sul piano organizzativo da parte dei consultori del comitato promotore. Ci sono stati anche scritti molteplici, le lettere di Monsignor Delio e le lettere del vescovo nominato Domenico. Ci sono stati anche, direi, gli organi di stampa. C'è stato un sussidio per le comunità parrocchiali che è stato inviato. Ci sono state le riflessioni sull'Episcopato pubblicate su Frontiera da padre Mariano Pappalardo e potremmo seguitare nella elencazione. Ma nell'invito che è stato mandato per questo momento è detto che negli eventi ecclesiali opera lo Spirito Santo. È per questo che questa sera la nostra Chiesa che attende, la città che accoglie, si riunisce in preghiera. Questo vespro vuole indicare, ecco, le ragioni di una riflessione spirituale come quella messa in programma. Consentite subito però di fare due sottolineature. La prima, perché ci troviamo in questa chiesa. Questa chiesa è dedicata a San Domenico. San Domenico è stato canonizzato nella nostra città di Rieti nel 1234 dal Papa Gregorio IX. Il vescovo che viene si chiama Domenico e proprio qui il vescovo Delio ha dato l'annuncio di questa nomina. Ma noi abbiamo fatto anche alcuni altri momenti di celebrazioni. Con i presbiteri ci si è riuniti a meditare sul primo degli apostoli che venne eletto in una comunità cristiana, Mattia. Ci siamo riuniti al Buon Pastore il 10 di giugno. Ma poi il 29 di giugno, quando il vescovo Delio compiva i 50 anni della ordinazione presbiterale, abbiamo avuto una solenne celebrazione nella chiesa di San Francesco. E oggi è la memoria di Sant'Agostino. Subito mi ha colpito un evento. San Francesco era un diacono.
Domenico era un presbitero, Agostino un vescovo. Allora proprio in queste tre denominazioni, a cui sono dedicate tre stupende chiese della nostra realtà cittadina, noi abbiamo tutto l'ordine sacro nella sua articolazione di diaconi, presbiteri e vescovi. E proprio il vescovo Agostino celebrava nella sua diocesi, non grande indubbiamente, quella di Ippona, l'anniversario della ordinazione, e poi si recava nelle diocesi limitrofe a presentare i nuovi vescovi. E proprio in uno di questi sermoni, il sermone 340, dice ai fedeli che lo ascoltavano: io con voi sono cristiano e per voi sono vescovo. L'essere cristiano con voi mi conforta, è una gioia. L'essere vescovo per voi mi mette timore, perché è una responsabilità grande. E diceva: ma ricordatevi, pregate per me. Ma quando pregate per me, pregate per voi, perché se io sono un vescovo buono, un pastore buono, questo è solo per voi, a vostro vantaggio. Ecco, ricordiamo queste realtà e ci poniamo certamente la nostra domanda. Lo facciamo qui in questa chiesa, ricordando, ecco, che i ministeri nella Chiesa sono un dono di Dio, ma anche domandandoci: ma perché stiamo qui a pregare? Cosa vuol dire pregare? E allora qui ci viene subito incontro quello che ha fatto Gesù. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, è scritto così: se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli. Prima di una scelta, Gesù ha pregato una notte intera a colloquio col Padre. Ecco il perché noi siamo qui, perché siamo eredi di questa esperienza. Ma anche la prima comunità cristiana, quando si trattò di eleggere Mattia, si radunarono, e il libro degli Atti scrive, al capitolo primo, una preghiera che fecero. Dicevano così: tu Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi tu hai scelto. Ecco, teniamo a mente queste cose. Perché? Perché noi siamo qui per continuarle, continuare l'opera di Gesù, la preghiera, continuare l'opera della prima comunità cristiana. Perché preghiamo per il vescovo che lascia il suo ministero e per il nuovo vescovo che ci viene inviato. Ma allora subito sembra sorgere una domanda: ma il vescovo chi è? Evidentemente dare una risposta a questo interrogativo è molto difficile, perché la figura, lo stile, l'opera di un vescovo è la risultante di molti fattori: della persona, della formazione, della cultura, del contesto, della Chiesa che è chiamato a servire. E allora qui ognuno di noi, cominciare dal vescovo Delio, io stesso, potrebbe raccontare la propria esperienza, e voi potreste dare il giudizio su quella realtà che avete potuto sperimentare. Ma non è questa la linea in cui ci mettiamo. Noi vogliamo chiederci: ma Dio, la Chiesa di Dio, Cristo, la parola di Dio, come vedono, cosa chiedono ad un vescovo? E qui allora la nostra riflessione si farebbe molto complessa.
potremmo allora rispondere facendo almeno due considerazioni, che vale la pena però, se vogliamo una riflessione che ci aiuti in questo momento di passaggio. Che cosa o chi il vescovo non è? Perché è facile anche il fraintendere la figura e il ruolo. Appena accenno, il vescovo, per esempio, non è il prefetto. Il prefetto ha una carriera, ha poteri delegati dallo Stato o dal governo, ha una scuola che lo abilita, ha una graduatoria, si inserisce in un quadro politico. Il vescovo non è questo. Non è neppure un sindaco. Il sindaco fa la campagna elettorale, ci sono le competizioni politiche, ci sono le candidature. Il vescovo non segue questa strada. Non è neppure, ecco, un ufficiale dell'esercito. Abbiamo celebrato l'altro giorno l'anniversario della elezione di un papa non molto ricordato, Giovanni Paolo I, il quale nel giorno della sua elezione disse: noi dobbiamo ritornare alla grande disciplina. Esercitici hanno la disciplina, quella della Chiesa non è. Ecco perché Giovanni Paolo I la chiamava la grande disciplina. Che cos'è? È il cercare di entrare nel disegno di Dio, nell'accogliere la vitalità del Vangelo, nel sapere come, in maniera singolare, che non è secondo il comune agire, Dio chiede a noi di essere dentro la storia. E per questo la Chiesa è sacramento ed è un paradosso. E così potremmo continuare. Non è un docente, un rettore di università. Perché? Perché questi insegnano una scienza, una disciplina, le scienze, le tecniche, quello che volete. Il vescovo certo che insegna, ma insegna la vita. La vita come Cristo è venuto a suggerirla e come Egli l'ha tracciata per ciascuno di noi. E potremmo, su questa scia dell'aspetto di quello che il vescovo non è, continuare. Ma allora ecco la domanda: che cos'è? Chi è? Se il giorno 5 assisterete, o quelli che potranno, alla ordinazione, voi sentirete che al vescovo che viene consacrato vengono fatte delle domande, ma delle domande impegnative che vanno oltre la nostra immediata esperienza e sono del mondo del soprannaturale, del sovrumano, oserei dire. Sono 9 domande. Non stiamo qui per capire chi è un vescovo che viene fatto tale da una ordinazione, tutte queste domande, però almeno, ecco, le vorrei ricordare qualcuna. Vuoi dunque, dice l'ordinante, vuoi dunque, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero che a noi è stato trasmesso dagli apostoli e che oggi, per mezzo della imposizione delle mani, noi trasmettiamo a te con il dono dello Spirito Santo. È qui che bisogna puntare le ragioni di una scelta, con il dono dello Spirito Santo. E poi continua: vuoi annunciare il Vangelo di Cristo? Non c'è un'altra dottrina, non c'è un altro messaggio che viene a portare. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede? Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa? E così avanti di questo passo, tutta una serie di 9 altissime domande. Noi non ci fermiamo certamente ad esplorarle, però ecco, io vorrei andare ancora più in profondità. La parola di Dio, Gesù, il cammino della Chiesa,
cosa dicono a proposito di un vescovo? San Pietro venne scelto da Gesù che gli disse: quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli, gli altri apostoli, i vescovi, il collegio episcopale. E San Pietro si ricordò di tutto questo e nella sua prima lettera, potremmo chiamarla la prima enciclica di un papa, rivolto, abbiamo sentito un piccolo testo proclamato poc'anzi qui da questo ambone, dice che Cristo è il pastore e il vescovo delle vostre anime. È lui il pastore che pasce, deve nutrire, deve far accompagnare il cammino, ed è il vescovo delle vostre anime. Questa visione alta noi la dobbiamo custodire. Ecco perché allora, senza poter allungare qui la nostra riflessione, Gesù, proprio dopo la risurrezione, dirà a Pietro: tu seguimi. Ma l'aveva chiamato altre tre volte. Solo adesso gli può dire: seguimi, perché Pietro ha capito a che cosa viene chiamato, ha capito a che cosa il Signore lo vuole inviare. E allora ecco che io vorrei, seppure in maniera breve, ricordare proprio questo che abbiamo letto nella prima lettera di Pietro. Quando Pietro si rivolge a una comunità, non si rivolge ai presbiteri né ai vescovi, alla comunità. Difatti dice: esorto gli anziani che sono tra voi, cioè a una comunità. E dice: ecco, in mezzo a voi loro, come me, dice Pietro, che cosa sono chiamati a fare? E prima di tutto dice: ci vogliono due premesse. Io sono testimone delle sofferenze di Cristo e sono anche colui che è in attesa della gloria della risurrezione. Per poter svolgere il ministero occorre essere in contatto con il Cristo che per amore muore e il Cristo che per amore risorge. Non c'è altra fonte della realtà che guida un ministero, quale che esso sia, diaconale, presbiterale, episcopale. Ed ecco che dopo che ha detto questo, dice: voi siete chiamati a pascere il gregge di Dio e a sorvegliarlo. Ed ecco che questa parola sorvegliare è episcopuntes, cioè facendo da vescovi, da coloro che guardano, si prendono a cuore e cura delle realtà che le circondano. E poi, ma qui discorso appena lo accenno, dà tre indicazioni. Tutto questo, dice Pietro, lo dovete fare innanzitutto con, l'abbiamo appena sentito, non costretti ma volentieri. Ma voi pensate che in quella prima generazione ci fossero gente costretta a fare questo ministero? Né ieri né oggi. Ma questa parola nel testo originale sta a dire: lo dovete fare con la gioia del sì, del primo momento dell'incontro con Cristo. Nella Chiesa non ci possono essere ministeri forzati, nascono dal sì di una risposta, come quella che un giorno in una casetta di Nazareth seppe dire Maria: eccomi, sono la serva del Signore. Quindi non il senso della pesantezza, della realtà triste. Agostino direbbe: il bagaglio, lo zaino dell'episcopato è pesante, ma colui che ce lo ha dato ha detto: il mio peso è leggero, se è leggero e ardente il cuore. E poi Pietro continua: non solo, ma fate questo non per interesse,
Ma vi pare che quella prima generazione avesse interessi di carattere economico o di carattere, direi, finanziario? Qui si tratta, non dovete compiere questo servizio con l'idea di ricevere qualcosa. E questo ricevere qualcosa non è necessariamente di carattere immediato e materiale, può essere anche il prestigio, può essere anche la vanità, può essere anche la gloria, può essere anche gli affetti, quello che volete. Perché? Perché il dono di Dio è sempre gratuito. E se dice uno dei salmi, Dio ama chi dona con gioia. E poi aggiunge, dovete fare questo non da padroni, non da padroni, ma diventando modelli, cioè dire, facendo vedere nel vostro agire quello che Cristo vi ha insegnato. Allora voi capite che Pietro, dopo le tristi esperienze che lui ha fatto, ha perfino rinnegato il Signore, lo mette a profitto e lo indica ai suoi fratelli, lui presbitero, vescovo come loro, e dice siate lieti nel cuore con la generosità della risposta, siate disinteressati e soprattutto non spadroneggiate sulle persone che vi sono state affidate. Capite allora la realtà grande a cui si è chiamati e come alto bisogna mirare? Vorrei aggiungere un'altra cosa, ma la radice di tutto questo qual è? Io per 3 anni ho fatto parte anche della congregazione dei vescovi per la nomina di un vescovo tra file lunghissime, direi anche quintali di incartamenti e di indagini e di testimonianze. Ma io apro il Vangelo di Giovanni e a Pietro, che ha tradito Gesù durante la passione, Gesù sul lago di Tiberiade pone una sola domanda, ripetendola 3 volte. Pietro, mi ami tu? Quando Pietro si sente dire questa domanda, non sa rispondere. Se qualcuno ha il testo greco e lo conosce, vede che i verbi sono 2. Gesù dice mi ami e usa il termine agapao, che è l'amore grande, infinito, l'amore di Dio, Dio che è amore. E Pietro non risponde con quel verbo. Dice Signore, io ti sono amico. Ti sono amico, fileo nel testo greco. E Gesù ancora la domanda, ma mi ami? E Pietro ancora così. Alla fine è Gesù che cambia il verbo, abbassa come il tono, quasi a dire, non ti chiedo l'impossibile, ma tutto quello che sei e quello che hai me lo devi dare. E Pietro esclama, Signore, tu sei tutto, tu lo sai che ti voglio bene. E 3 volte Gesù ripete, e allora pasci, allora sì, pastore. Ecco la radice del ministero, ecco la figura di un vescovo dove nasce. E questo non è una realtà che è per sé, ma è per gli altri. Dopo questo episodio che ho accennato, Pietro, mi ami tu? Il testo di Giovanni racconta un altro incantevole episodio. Gli apostoli hanno pescato tutta la notte, non hanno preso nulla, sono dispiaciuti, amareggiati, delusi. E uno cammina sulla spiaggia, chiede del pesce e poi dice venite a mangiare. E questi scendono, portano il pesce e che cosa trovano? Trovano un fuoco acceso con del pane e del pesce sopra. E quest'uomo che dice portate anche un po' del pesce che avete preso voi. E lì intorno loro sono 7, 8 con Gesù, nessuno ha il coraggio di dire una parola.
perché sapevano, dice Giovanni, che era Gesù. Ecco l'opera del pastore: raccogliere, accendere il fuoco, preparare il pane e il pesce, perché è di questo che vive la comunità dei credenti. Allora, accanto alle tre note che abbiamo sentito nella prima lettera di Pietro, ricordiamo anche quest'altra realtà così alta e significativa, che è quella del Vangelo di Giovanni, la radice e la figura del pastore nasce dall'amore, e se questo amore matura nel cuore delle persone, allora il ministero è fecondo. Il vescovo che viene, nel suo stemma ha una scritta presa dal Vangelo di Giovanni che dice: ut fructum afferatis, perché portiate frutto. Ma è un plurale, è tutta una comunità in mezzo alla quale il vescovo è chiamato ad operare, che deve diventare capace di portare frutto. Come farà a portare frutto? Solo se sarà in grado di accogliere quell'amore che Cristo chiese a Pietro, e soprattutto se il pastore, sulle orme di Pietro e sull'insegnamento di Gesù, saprà camminare sulla stessa strada. Fratelli e sorelle, noi attendiamo un vescovo e preghiamo il Signore che sia secondo il suo cuore, ma perché la nostra preghiera sia ascoltata, anche noi impariamo ad essere capaci di amore, di generosità, di umiltà, di collaborazione, e soprattutto di portare, come Francesco continua a ripeterci, il Papa, di portare nel cuore la gioia del dire sì all'amore di Dio. E allora preghiamo il Signore, lo preghiamo adesso, come ci viene detto in questo vespro dedicato al grande dottore, ecco, Agostino, ma preghiamolo anche come la Chiesa prega ogni giorno, chiedendo a Dio che cosa? Quello che dice in una prece eucaristica e che mi permetto di leggere. Fa, o Signore, che questa Chiesa reatina si rinnovi nella luce del Vangelo, rafforza il vincolo dell'unità tra i laici e i presbiteri, tra i presbiteri e il vescovo Delio che termina il suo servizio, e il vescovo Domenico che inizia il suo ministero, tra i vescovi e il nostro Papa Francesco, in un mondo lacerato dalle discordie, la tua Chiesa risplenda segno profetico di unità e di pace, e che il Signore questa nostra preghiera, perché nasce dalla fede e dall'amore, l'ascolti.